Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui ritornati in un nuovissimo video su le Sky Grid di The Legend of Craft. Cosa andremo a fare oggi ragazzi? Beh, se lo volete sapere, prima cosa lasciate like e poi facciamo salutare YouTube. Comunque, finalmente abbiamo fatto salutare YouTube, c'è qualcuno che mi scrive in privato, c'è qualcuno che saluta, c'è qualcuno che non saluta. Devo salutare in speciale XX Destructor che mi ha chiesto salutami e anche Bigots, il Polis che in questo momento è online. Guardate quanta gente è tutta bella eccitata e saluta. Ragazzi, oggi inizio settimana, quindi buon lunedì a tutti. Spero che oggi avete passato una bella giornata a scuola e soprattutto pure io spero di averla passata, perché come voi ben sapete raga, io preregistro i video, quindi non so, magari domani mi interrogano e mi rubano le chiappette. Comunque raga, detto questo, cosa andremo a fare oggi? A parte che andremo a comprare un po' di cibo, almeno che non ce l'ho in giro, forse qua, no, forse qua. Signorina, me lo dia signorina, il cibo, c'è signor, sì, il cibo, mi hanno rubato il cibo, ladri infami. No raga, mi hanno rubato il cibo. Dai, puta, lo devo comprare, porca puttina. E lo va bene, su quei soldi c'è la crisi. Vabbè, raga, compriamo un attimo due bistecche. Ok, comprate 11 bistecchine perché fa bene. Intanto, ragazzi, avete floodato come non so che cosa. Poi magari c'è gente che pensava che fosse Pepo e roba così, anche se non dicevano c'è Pepo. Però vabbè, ragazzi, io ringrazio tutti quelli che hanno salutato, soprattutto chi salutava me, eccetera. E un'altra cosa importante, raga. Molti di voi dicono, Luke, mi saluti nei commenti. Raga, io vi saluterei. Il problema è che non mi ricordo, perché recco sempre così all'improvviso, senza segnarmi chi devo salutare. Infatti, vedete, Destructor è stato fortunato che l'ho beccato online. Quindi, ragazzi, vi invito a fare così se volete essere salutati. Comunque, ragazzi, noi oggi andremo a farmi chiare giusto un po' così per parlare, per dire qualcosa, come passa la vita, muchacho caliente. E intanto, appunto, parliamo di cose importanti. Da cosa potremmo iniziare, ragazzi? Dal fatto che nei giorni precedenti non avete visto video, ma soprattutto ieri avete visto il video autodistruzione, autodistruttivo. Comunque praticamente non so ragazzi se l'ho tolto, perché ancora in questo momento sono indeciso. Era un video giusto veloce per dirvi che da questa settimana si iniziava velocemente. Qualcuno l'ha gradito, qualcuno meno, però ragazzi era un video così per farci anche due risate e qualcuno se l'ha fatta, questo è sempre il lato positivo. Ragazzi, però una cosa che ho notato sotto a questi video, sto cominciando a vedere pochi like. All'inizio avete lasciato tipo quasi una quarantina di like per spingere la serie, ora non ne vedo tanti e questo non mi gusta mucho caliente. Quindi magari se qualcuno di voi dice, ah, io ho connuto da Luke, se non gli lascio un like non continuo la serie. L'ho detto in siciliano perché ragazzi, chi le mafioso fa più figo, più minaccioso. Allora uno magari lascia il like appunto perché vuole vedere la serie. Ragazzi, io vi invito a passare sulla pagina Facebook, cosa che dico sempre perché davvero lì pubblico ogni cosa. Se non esce un video spiego il perché. E stessa cosa faccio su Instagram, non in continuazione però mando foto di qualcosa di importante come la leggendaria di Clash, eccetera eccetera. Poi ragazzi, vi invito ad andare a vedere il video di Clash dell'altro giorno per andare a vedere quale leggendaria mi è uscita. E raga, ho visto dei commenti un poco strani ultimamente sotto i miei video. C'è gente che mi dice, Luke, sei cambiato, però collegato ad un insulto. C'è un sacco di gente, due persone per ora. Ieri un ragazzo che ci tengo anche a salutare, ciao Zetale. Questo ragazzo praticamente era lo spammone delle mie live. In che senso? Non che veniva a spammare, che quando ero in live su The Legend lui mi aiutava a spammare nel server. E davvero lo ringrazio. Mi ha detto con un commento molto sincero, Luke, sinceramente ultimamente i video non mi attraggono più di tanto, allora ho deciso di non seguirti più, di disiscrivermi. E questo comunque ragazzi l'ho apprezzato, il suo comportamento, perché almeno non lascia le iscrizioni per nulla e poi non mi segue come fanno tanti altri. Mentre è arrivato un altro ragazzi, Luke, fai schifo, sei una me, Pete, sei cambiato e fai schifo. Cioè ragazzi, insulti pesanti, l'ho potuto solo eliminare quel commento, perché ragazzi va bene come ha fatto Ale, argomentandolo anche un minimo, dicendo per esempio che non la traggono più. Ma non uno che mi viene ad insultare, cosa che questa persona non l'ho mai vista sul canale, però va bene. Viene ad insultare a gratis dicendo che sono cambiato. Che poi ragazzi, l'unico cambiamento, a mio parere, che ho fatto, forse a livello di qualità, l'audio, eccetera, eccetera. Ma io non credo di essere cambiato in negativo, anzi, sto cercando di riprendere in mano il canale. Poi se questo è un cambiamento in negativo, si vede proprio che è un mio haters. Perché chi è che non vuole che carico video, a parte quelli che sono iscritti? Gli haters, perché gli haters ce l'abbiamo tutti. Anche nella vita reale ragazzi ci sono gli haters, magari l'invidioso,
quello che magari tu sei proprio a fare una cosa, lui fa schifo, cioè fa schifo, scusate, il termine è brutto, è una pippa e dice no, quello, per esempio uno è più bravo a giocare a calcio, quello si rompe le gambe, mamma mia, non deve più giocare. Raga, questa è l'invidia, l'invidia è una brutta bestia purtroppo e ne soffrono tutte le persone, che siano su YouTube, su Instagram, su Facebook, nella vita reale, dappertutto c'è l'invidia ed è una cosa brutta. E da questo che può nascere anche il gruppetto di haters molto invidiosi del tuo lavoro su YouTube, eccetera eccetera. Comunque raga, io, vedete, non è che sono incazzato mentre dico queste cose, perché è una cosa giusto per liberarmi, parlare un po' con voi, vedere un po' cosa fare, cosa dire, cosa pensare. E un'altra cosa raga, uno di voi nei commenti mi ha detto gentilmente: Luke, perché non provi a fare qualcosa un po' di diverso in questi video? Prova a fare, adesso la leggo insieme a voi, eccola qua, Limestone Challenge. Praticamente leggo quello che mi ha scritto: Luke, ti travesti da un blocco, ad esempio legno, e metti quel materiale dietro di te in modo da confonderti con il materiale. Ragazzi, spero che sono stato chiaro, perché un po' mi sono inceppecato. Comunque praticamente è una sfida, una challenge di un camaleonte. In che senso? Dobbiamo mimetizzarci con l'ambiente. Credo che sia una cosa anche un po' divertente da fare, e vedrò se portarla, perché giustamente ragazzi, vedere video in cui cazzeggio per l'isola oppure non faccio nulla è un po' noioso, e vi posso capire. Però credo che comunque comincerò anche a fare delle farm automatiche, anche questa qui automatica. Comincerò a fare qualcosa di interessante, basta soltanto il vostro supporto. Ragazzi, credo che domani, perché comunque i video li sto un po' programmando, uscirà un video delle OP Lucky Prison, mentre dopodomani ritornerà Minecraft d'obiettivi. Ragazzi, che cos'è questa serie? Minecraft d'obiettivi è la serie più originale, diciamo così, che abbia mai portato sul canale, perché nessuno l'ha fatta prima di me, da quanto ho constatato. Perché non è che l'ho portata una settimana fa per la prima volta, l'ho portata già 5-6 mesi fa, però non è piaciuta a molti. Di conseguenza ragazzi, ho voluto riproporre questa serie e vi invito ad andare a commentare con un vostro obiettivo, perché la serie si basa su voi come protagonisti, perché sarete voi a dire che obiettivo devo fare. Quindi ragazzi, io credo che sia una serie davvero molto figa, che diciamo tirerà in mezzo anche voi, perché appunto apparirete nei video, ci sarà una bacheca apposta creata col vostro nick e l'obiettivo da fare. Credo che davvero io voglio far partecipare molto voi, perché so che fa piacere partecipare a un canale al quale sei iscritto, e quindi voglio darvi una mano ad essere contenti, diciamo. Poi ragazzi, non so quanto posso mai rendervi contenti in questo modo, però io ci provo. Raga, detto questo, torniamo un attimo al home. Ok, raga, vi do chiedere anche un'altra gentilezza, più che una gentilezza è una vostra opinione. Credete che sia meglio che faccio video un po' più lunghi, tipo 15-20 minuti, o preferite questi video dai 5 agli 8-9 minuti? Che poi 5 quasi mai, soltanto 8-9, a parte quello di Clash Royale. Perché ragazzi, 15 minuti ho paura che tra i 15 e i 20, appunto, scusate la ripetizione, non riuscite a seguire tutto il video, perché dubito che qualcuno se lo guardi interamente. Quindi ragazzi, fatemi sapere se sono meglio corti o lunghi. Adesso penserete tanto a male: Luke, ma che sei gay? No raga, stiamo parlando di tutt'altro. Allora, vediamo queste verghe di coso. Cioè ragazzi, ma anche a voi fa questo effetto tutto buggato? A me sì, stranamente, però noi basta che becchiamo la categoria così senza vederla, cosa che non succederà tipo mai. Eccola qua, facciamo 20 e clicchiamo in mezzo, abbiamo guadagnato 11.900. Raga, non è tantissimo, però ci possiamo accontentare perché abbiamo farmato pochissimo. Comunque ragazzi, detto questo, fatemi sapere se volete video ancora più lunghi, più corti, più che non volete più che faccia video, anche se non vi cagherò perché sono commenti bruttissimi. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, mi raccomando, lasciate like per il continuo di questa serie, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.